Questo è il 10% del PIL italiano. C'è la sorpresa di ritrovarsi in piazza in tanti, con bandiere e fiocchi gialli, le fiaccole e i volantini della giornata senza di noi, dedicata ai diritti negati dei migranti. Una Milano piena di buoni propositi che quasi abbraccia tutti. Si sono contate quasi 7.000 persone di tutti i colori che dopo mezz'ora di lezioni di arabo tenute da giovani nordafricani hanno iniziato a cantare e ballare, a chiedere di essere ascoltati tutti insieme. Che cosa succederebbe se i 4 milioni e mezzo di immigrati che vivono in Italia decidessero di incrociare le braccia per un giorno? E se a sostenere la loro azione ci fossero anche i milioni di italiani stanchi del razzismo? Questa piazza è la risposta. Immigrati, invisibili da soli, ma che insieme hanno potuto esprimersi con una sola voce. A Milano, in Italia, oltre 60 le piazze coinvolte, e in Europa. La manifestazione nasce dal movimento 1 marzo 2010, una manifestazione che è riuscita a coinvolgere tutti grazie a un progetto francese diffuso via Facebook. 24 ore senza di noi, un giorno, senza colf, badanti, braccianti, insieme per chiedere diritti, un permesso di soggiorno, per chiedere e pretendere rispetto. A Milano un cittadino su 6 è immigrato, una dita su 4 è intestata a uno straniero. A livello nazionale, poi, i numeri sono ancora più grandi, ma a noi, tra tutti, è venuto in mente un dato. Sono 90.000 i rapporti di lavoro in agricoltura identificati come extracomunitari negli archivi INPS. E questi braccianti appartengono a 155 diverse nazionalità. Dove migrare è un imperativo, andare via dal proprio paese. E anche il corteo si muove. Poi, a un tratto, palloncini come questi vengono lanciati in aria e molti brindano alla manifestazione con una spremuta d'arancia. Arance di Rosarno.